Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video. Questo è il mio primo video informativo da tanto tempo. Ho deciso di mettere questo tipo di video sul secondo canale, quindi ti invito ad iscriverti qua sotto, trovi il link in descrizione, perché lì andremo a mettere i prossimi, mentre questo canale, che è quello principale, lo teniamo per i vlog. Io sono un tantino arrugginito, ma oggi voglio parlarvi dell'errore più grande che ho fatto nel mio percorso in palestra. Quindi andiamo alla lavagna e ne parliamo subito. Allora, l'errore più grande è stato quello di non capire e non pensare abbastanza al concetto e alla nozione scientifica di specificità. In inglese, specificity. Cos'è lo specificity? Devi avere ben chiaro in testa che tipo di allenamento stai facendo e ogni seduta dovrebbe essere allineata col tuo obiettivo. Per esempio, vuoi diventare un buon calciatore? Il concetto di specificità ci dice che dovresti appunto allenarti ad esempio con la palla rotonda di calcio e non con la palla di rugby. Sembra una cosa stupida, ma questo è in essenza il concetto di specificità e lo possiamo applicare, lo dobbiamo applicare anche alla palestra, e dobbiamo quindi decidere qual è il nostro obiettivo principale. Quindi let's break it down. Se noi pensiamo alla palestra, diciamo che c'è uno spettro, ma possiamo tutti dire che le attività principali che abbiamo sentite sono allenamento per la forza, allenamento per la potenza, allenamento per forza iper, allenamento per l'iper e, chiamoci, endurance. Mazza, sono andato stortissimo. Quindi, qual è l'errore più comune? Che magari il tuo obiettivo è ipertrofia muscolare, che sarebbe la crescita muscolare. Però quando vai in palestra e quindi come ti alleni, invece di pensare a progettare e programmare il tuo allenamento per l'ipertrofia muscolare, pensi e ti alleni in un modo sbagliato, perché non hai veramente ben chiaro qual è il tuo obiettivo. E questo è l'errore che ho fatto io per tutti questi ultimi anni, che devo dire mi allenavo più per la forza e per l'ipertrofia, anche se in realtà il mio obiettivo era pura ipertrofia. Volevo migliorare fisicamente, volevo crescere fisicamente. Purtroppo molti pochi di noi e molte poche persone parlano di questo concetto di specificità, ed è per questo che secondo me nascono tanti degli errori che facciamo in palestra. Ad esempio, come ve lo posso rendere più chiaro? Abbiamo tutti sentito dire: devi per forza fare lo squat, devi per forza fare il deadlift, devi per forza fare la panca. Adesso pensiamo e analizziamo dal punto di vista della specificità. Metti panca, deadlift e squat, big three. Se uno ti dice: ah, tu per crescere devi fare questi big three, dobbiamo veramente pensare se questo è effettivamente valido per il nostro obiettivo oppure no. Se tu vuoi migliorare la tua forza, perché ad esempio il tuo sport è, metti, il powerlifting, quindi è ovvio che nel tuo allenamento dovresti incorporare queste tre alzate, perché più le alleni e meglio andrai quando farai il powerlifting, ok? Però pensiamo appunto, se un ragazzo ci dice: tu devi fare panca, deadlift e squat, però il nostro obiettivo è l'ipertrofia, veramente pensate che fare questi tre esercizi e basta siano i migliori dal punto di vista della crescita muscolare? Dobbiamo considerare appunto, ad esempio, la panca magari con il bilanciere. Non abbiamo un ROM completo, perché col bilanciere ci fermiamo qua. Lo stimolo magari alcuni lo sentono benissimo, magari tu invece non lo senti così tanto. Quindi devi sempre ricordarti qual è il tuo obiettivo. Devi sempre ricordarti che ogni singola cosa che fai col tuo allenamento dovrebbe considerare questa cosa di specificità. Stessa cosa con ad esempio il deadlift. Se noi ci pensiamo, mentre appunto per chi vuole ad esempio fare forza, potenza, può essere una buona idea, se tu ti alleni per l'ipertrofia e la crescita muscolare come obiettivo, il deadlift potrebbe non essere la scelta migliore dello stacco, potrebbe essere meglio scegliere una variante di stacco che sia una fase concentrica che la fase eccentrica. Quindi magari per l'ipertrofia, invece di usare un deadlift, useremmo un Romanian deadlift, oppure useremmo uno stacco a gambe tese da terra, in cui veramente c'è anche la porzione di controllo della fase eccentrica. Sembra chiaro? Perfetto. Quindi questo è il concetto di specificità. Quindi qual è l'errore principale che ho fatto? Che per anni mi sono allenato con dei carichi molto pesanti e dei rep range molto bassi. Cosa succede? Per la forza, diciamo, le reps sono da 1 a 6 rep per serie, più o meno. Per la potenza, diciamo che è molto simile, ma potremmo dire che dalle 3 alle 6 rep per serie. Quando ci spostiamo forza e ipertrofia, magari qualche lavoro si può anche fare in questi rep range più bassi, ma se uno vuole allenare anche l'ipertrofia, sicuramente si può spingere un attimino più in alto con il range di ripetizioni. Quindi metti
ti vuoi allenare forza e ipertrofia, il rep range inizia ad aumentare, magari è da 4 alle 30 ripetizioni. Se invece andiamo esclusivamente sull'ipertrofia, dobbiamo considerare effettivamente ha un senso fare 3, 4, 5 rep se il nostro obiettivo è puramente ipertrofico. Magari per l'ipertrofia, idealmente, secondo me, dovresti più puntare ad un 6-15 rep range. E chiaramente puoi anche spingerti a 20, a 25, a 30, questo è semplicemente gran parte, la maggior parte del lavoro, secondo me dovrebbe stare tra le 6 e le 15 ripetizioni. Ed è per questo che io, mentre in passato mi focalizzavo molto sul fare appunto dalle 4 alle 8 rep, molto probabilmente è per questo anche che non massimizzavo la mia crescita, che le rep erano troppo improntate su forza, potenza e forza ipertrofia rispetto all'ipertrofia. Avevo una paura assurda ad aumentare le mie ripetizioni. Appena l'ho iniziato a fare in quest'ultimo anno, appena ho capito che aspetta, per l'ipertrofia, proprio grazie alla specificity, non devo allenarmi con queste rep così basse, non devo allenarmi con i carichi così elevati, è lì che nell'ultimo periodo mi sono visto e sentito molto molto bene. Probabilmente metto qua un video adesso, non sono mai stato così in questa forma in vita mia. Passo solo per dire l'endurance è più la stessa cosa che uno farebbe quando fai le maratone invece che gli sprint, alleni la parte aerobica. Nell'endurance ovviamente le rep dovrebbero essere metti 25 più rep. Magari voi vi aspettavate, l'errore più grande era appunto fare questo esercizio, non fare quest'altro esercizio. Invece l'errore più grande è questo: non pensare abbastanza al concetto di specificità, di conseguenza non fare le cose in linea con l'obiettivo. Perché se voi volete fare ipertrofia, allora molti dei detti devi fare panca, deadlift, squat, devi migliorare, sovraccaricare in questo rep range basso, molte di queste cose non reggono così tanto. Quindi questo era quello che volevo dirvi nel video di oggi. Io spero che ti sia piaciuto. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, fammi sapere cosa vuoi che parlo nei miei prossimi video, perché sto pensando appunto di fare una roba così con la lavagna, sperando che sia chiara. Lasciaci un like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e se stai avendo problemi e difficoltà a metterti in forma, vuoi fare una ricomposizione col cuore, oppure vuoi fare un lean bulk fatto bene, oppure vuoi fare una fase di definizione fatta bene, trovi tutti i miei programmi sul sito muscolavita.com. All'interno di ogni programma trovi il software di allenamento, il software di dieta, trovi alcune delle mie ricette e trovi i miei consigli più importanti da applicare subito in pratica dal punto di vista scientifico per trasformare il tuo fisico. Quindi se sei interessato, vai a muscolavita.com, trovi anche tutte le testimonianze di altri ragazzi che stanno già seguendo i programmi. Questo è tutto da parte mia, ti ringrazio per la visualizzazione e noi ci vediamo nel prossimo video. Keep improving.